Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale ZooPlayers, riprendiamo da dove ci eravamo lasciati con God of War. Quindi ragazzi, siamo nel cuore della montagna, nonché in una miniera abbandonata. Dobbiamo risalire il tutto. Diamo un'occhiatina. Ok, qua vedo un prisma, però sti cosi non possiamo romperli assolutamente. Quindi... tra altre cose, ragazzi, volevo vedere una cosa, due secondi al volo, infatti. Vocazione runiche, al momento è vuoto, vediamo cosa abbiamo. Furore del lupo, tieni premuto quadrato, evoca lo spettro di un lupo che attacca tre volte i nemici. Ottimo, questo è da piazzare assolutamente, me l'ero pescato. Ok. Un po' di argento, giusto? Sì. Sono sti cazzoni che sono dormienti. Questo qua invece. Niente. Voglio ispezionare un attimo, ragazzi, prima di... non andrà da nessuna parte. Cioè? Ah, ok. Leggi. Signor sì. Signor sì? Che strano. Che cosa? Qualcuno ha scritto solo Jotnar. Qualcun altro anche i nani. Scriviamo qualcosa. No. Io voglio vedere un attimino, ragazzi. I disegni sembrano nani, ma le sculture in pietra sono chiaramente Jotun. Sai, credo che i giganti abbiano abitato queste montagne oltre ad averle scavate. Ok. Stavo seguendo un attimino, raga. Allora, di qua mi sembra che non possiamo fare un granché. Niente, siamo bloccati da queste radici. Da questo lato qua. Oltretutto non c'è una mazza qui. Mi sbagliavo. Un po' di argento. Ok, torniamo giù e mi prendo vita massima. Si potrebbe salire anche là in alto comunque, raga. Un attimo, ho visto che c'è una ruota qui da girare, però non ho guardato bene qua, raga. Due secondi al volo. Non mi fa salire qui. E neanche qua. Va bene. Vediamo cosa succede con la ruota. Una specie di sistema di carrucole questo qua. Vediamo. So come funziona. C'è un gancio da un lato. E se sblocchiamo questo... vengo qua. Facciamo un bordello se sblocchiamo quello. Oh no, la corda si è impigliata sotto la roccia. Sei stato avventato. Sì, è vero. Mi dispiace. Come al solito, cazziatone da parte di Kratos. Giriamo, libera la catena. Forse possiamo trovare una merda lassù, dopo esserci sbarazzati di quelle cose. Ovvio. Dove lascia? Ok. Che succede a quel drone? Cazzo! No! Via, via! Cazzo fa quello lì? Scusa, no! Ok, cazzo, ho preso fuoco, vaffanculo. Ok, il primo. Andai tranquillamente all'altro mondo. Ci sono sti qua che sono un problema, raga. Devo eliminarli. Cazzo, sono tosti, eh. Ok. Via, via. Cazzo, che salti che fa sto qua. No, vacca, Eva. Non
veloce, veloce, via. Ho parato, cazzo. Ok. Treus, colpiscili un po' sti stronzi. Ok. Allora, concentriamoci su queste due merde qua. Sei mio, stronzo. Ce n'è altri? No. I nemici sono forti. Sì, abbastanza. C'è dell'abilità XP. Guardiamo dopo, ragazzi. Volevo vedere un attimo di liberare la catena. Che non è di qua. Giusto? No, è giusto, di qua. No. Ma perché c'è sto orientamento di merda? Di qua, vacca Eva. Ok, un attimo. Niente. Potresti spezzare la corda. Potresti spezzare la corda. Levate un po', Atreus. Spezzare la corda. Dobbiamo tirare fuori la corda da tutto il macello che hai fatto lassù. Forse c'è una strada lassù in quel passaggio aperto. Vedremo. Probabile, di qua non credo che possiamo salire. Vediamo. Luce Atreus. Mastronato. Mi chiedevo chi avesse svegliato ogni dannato Droger sulla montagna. Dovevo immaginarlo. Ok, direi di... Hai sempre saputo come evitare l'alito nero. Non pensare che avrei potuto farvelo evitare, bisteccone. Io so come evitare quasi ogni cosa, soprattutto quassù. Tempo addietro era la mia gente a gestire questo snodo. Migliorarono le trappole per Jotnar e idearono altre soluzioni. Perché credete che fossero così subdole? Perché ci penso, occhio alle trappole! Ok, direi di non fermarci dal mastro nano e procedere, raga. Sti cazzoni qua. Wow, che posto immenso. Sì. Ovvio, è una montagna. E quel coso? Voglio prenderlo, raga. Un attimo, per un pelo. Anticipare il volo. Mancato. Secondo me mi dà qualche... Porca di quella... Allora, che giro fai, stronzo di qua? Vai. Puttana, devo anticiparlo di brutto. Allora. Preso. Gli occhi di Odino. 3 di 51, ciao. Ci arriveremo mai in fondo, re. Ah, abbiamo dell'altro qua. Luce Atreus. Sembrava strana quella cassa messa lì, raga. Perfetto. C'abbiamo un po' di robina qua, eh. Un bel sarcofago. Ok. Nonché uno scrigno. Perfetto. Altre trappole. Una galleria troppo piccola per te. Entra. Ok. Allora, vediamo un attimo. Sicuramente io devo far girare sto coso qua. Allora. Ok. Devo capire il meccanismo perché sennò so cazzi. Allora. Piano. Perfetto. Treus arriva da qua. Ok.
Stai bene? Certo. Non mi ispira niente di fiducioso. Ok. No, che è una mazza, vaffanculo, l'ho visto dopo. Ok, dietro, dietro. C'è lo stronzo che lancia le palle infuocate. Via. C'è anche un cazzo di coso strisciante. Dov'è? Riesci a spostarlo? Sembra un po' pesante. Ci riesco. Allora, dobbiamo andare probabilmmente dal ponte. Però c'è quel cazzo di coso. Raga, devo eliminare prima quel coso lì. È sfuggente però, eh? Il merda. Però non ci attacca, non so che cazzo sia. Ok. Ci lasciamo un po' di robina interessante. Fatto. Già che ci siamo. Sbam. Niente. Ok, spostiamo quel l'affare lì. Siamo bloccati. Il carrello è ancora attaccato. Lo vedo. Vabbè, lo stacchiamo subito, Atreus. Bene. Vai a pacco. Andiamo. Un po' più in là del ponte. Sicuramente dobbiamo tirare giù il ponte. Ci siamo. Ok. Boh. Però indietro. Basta. E qua mi pare non c'era niente, giusto? Giusto, facciamo un po' di luce. Lassù c'è una via attraverso la porta. Ok. Però io vorrei capire come tirar giù tutte quelle catene lì, ragazzi. Andiamo. Perfetto. È importante anche perché non si sa mai dovessimo ritornare qua, almeno dobbiamo fare il giro della del Monopoli. Beh, okay. Almeno uno su no. Due su quattro. Sei un pezzo di merda. Sei veramente un pezzo di merda. È troppo cattiva sta mossa qua. Ci schiatti o no? Affanculo. Sono anche di livello 4, leggermente più forti rispetto a noi. Comunque questo è mio. Vieni giù, vieni giù. Bravissimo. L'animazione è andata un po' a puttane, però. Vieni. Catena giù. No. Così un corvaccio di merda. Probabilmente era giusto per il corpo. Abbiamo un secchio lassù. Non c'è nient'altro. Con la cassa? Niente. Sì, niente. Cazzo, ce n'è qua quello lì, si anima sicuro.
Dai, vieni, stronzo. Ha attaccato il bimbo diretto. Sei una merda. L'hai preso, credo. Sì. Ne è rimasto anche ben poco di quello lì. Ancora. Siete insistenti, nonché noiosi, maledetti stronzi. Culo. Non c'è stata gara. Quanta roba vecchia. Se non ci serve, lasciala perdere. Lo so. Niente, ma andiamo avanti di qua. Ok. Altro sarcofago, dai. Oh, bene, cosa abbiamo trovato qua? Oggetto raro, armatura fianche, armatura robusta, favorisce la ricarica. Ottimo. Cazzo, però mi butta giù il potere runico, ma la ricarica me l'aumenta a bestia. Non saprei, raga. Aumentiamo la difesa, però, di 2. Vabbè, equipaggiamola un attimo. Vi ripeto, la ricarica, secondo me, è abbastanza importante. Solo che se mi butta giù così il potere runico non mi piace tanto. Vabbè. Qua abbiamo fatto tutto, sì. Ma allora, vediamo un attimo. Procediamo. La porta non la apriamo davvero. Qua giù. Guarda, un'altra lanterna. Rotta, lascia stare. Ma cosa potrebbero servire? Hanno qualcosa di speciale. Lo sento. Molto probabile. Allora, abbiamo una catena qua, però direi di far così. Almeno abbiamo una via rapida. Vediamo. Funziona. Non è a tempo, meno male. Quindi dobbiamo spingere il carrello qua dentro. Fino a bu. Ok. Penso fino in fondo. Quindi da qua dovremmo riattivare che cosa? La carrucola di nuovo? Un attimo raga, bisogna farci un'occhiata un attimino. Allora, di qua possiamo fare qualcosa per caso? Ma secondo me dobbiamo riuscire a salire da questo ponte qua. Infatti, ho scazzato, raga. Devo tornare indietro e percorrere questa strada qua. Sì, sì, sì. Il carrello per portarci lassù. C'era arrivato Atreus. Sono tardo, però. Bene o male. Anche senza il tuo aiuto, riusciamo a... Ok. Molla, okay. Molla. Possiamo raggiungere quella roccia. No, no, no. Kratos, non mi fare incazzare. Credo sia più avanti. Spacco tutto, raga, perché magari salta fuori qualcosa. Bello questo. Ok, abbiamo trovato picchiata del falco. Evocazione runiche. Evoca uno stormo di falchi spettrali in picchiata. Probabilmente per l'arco. Infatti. Furore di lupo, quanto ci dà? 3 di danno, 1 runico e 3 di stordimento.
danno veramente poco i falchi. Vabbè, lasciamo momentaneamente quello del lupo. Catena, vai giù. Sembra pesante. Cazzo Kratos, come ci dai dentro? Ok. Adesso possiamo azionare la carrucola e salire su in cima. Allora, trovo un modo per salire. Va bene. Andiamo. Cazzo no. Bestia. Ne abbiamo fatto tantissimo. Proviamo ad attivare il lupazzo. Vediamo cosa fa. Ha fatto 3 attacchi, ma niente di particolarmente. Bella sfida, ragazzi. Ah, ok. Se colpiamo i simboli, possibile, abbastanza vulnerabile. No, mancato, vaffanculo. Vai Atreus, vai Atreus. Secco nel piede. Sì, in effetti ragazzi, mi sa che è molto più vulnerabile dove c'ha quelle rune disegnate. Devo avanzare così. E arrivano anche merda a rompere le balle. Allora, Atreus, tienilo, tienilo a bada quello. No! Schiava come ha schivato, cazzo. Bene, si eliminano da soli, ragazzi. Tronzo di merda. Questo cazzone gigante. Dov'è? Ah, ora lancia anche i cosi. Bene. Figlio di puttana. Fanculo, vai. Me restano due. Attento. No! Via! Aia, aia, non fare cazzate. Allora, vai! Utilizziamo un po' di furia di Sparta, raga. Via, via. Bella lì. Abbiamo preso l'ultimo, cazzo. No. Dai che ci siamo, ragazzi. Vai così. Vai così. Oh, R3. Ottimo. Ci siamo comportati benissimo in questo giro. Guarda come mi spiace. Via. Cazzo Kratos, sei veramente calma cattivo. Ingegno.
Allora, fiamma ghiacciata, oggetto leggendario, un materiale che unisce la furia del fuoco alla tempra del ghiaccio. Si genera con le grandi battaglie e si usa per per potenziare il Leviatano. Mi impapino ogni tanto, ragazzi. Ok, questo invece è fiume di pugnali, attacco runico pesante, un attacco devastante che scaglia una fila di frammenti di ghiaccio che infliggono danni da gelo e lanciano in aria i nemici che entrano che vi entrano in contatto. Ok, le guarderò tutte quante dopo, ragazzi, queste cose qua. Proviamo di nuovo a riattivare la ruota. Impossibile. Funziona. L'artiglio si muove. Però. Ecco che se ne va. Però, raga. Non così. Assolutamente. Voglio fare un'altra prova. Probabilmente non è che dobbiamo utilizzare anche Atreus. Ok, devo bloccare il marchio in gelo, perfetto. Devo portare il carrello qua. Molla. Ci entra pennello. Ora teoricamente richiamando l'ascia. Giusto? Ok. Ci porterà dritti fino in cima. Ci siamo persi sti cestelli qui. Lo scopriremo presto. Vabbè. Lassù c'è qualcosa di strano. Potrebbe essere pericoloso. Cazzo, lo lascia perdere le supposizioni. Pensa alle cose concrete e tieni gli occhi aperti. Sì. Giusto. Ora siamo più vicini in cima. Ehi, questa non è rotta. C'è un messaggio. Una preghiera dei giganti. Affinché gli antenati veglino su di loro e li guidino verso casa. Ragazzo. Aspetta. Credo di sapere come funziona. È tipo le lanterne cinesi. Guarda. Wow. Che hai scritto? Ho chiesto di vegliare sulla mamma. Veglieranno anche su di noi durante il viaggio. Andiamo. La strada è lunga. Ok, ragazzi, raggiungi la vetta. Vediamo un attimo se c'è qualcosa di interessante qua. Facciamo un altro. Indietro. Cazzo. Dicevo, ragazzi, andiamo avanti un altro peletto.
Basta per vedere se riusciamo a rivedere la luce del giorno. Ok. Niente, qua andiamo a tempo. Nella galleria. Attenzione. Ah, non si va a tempo. Lui nella galleria, noi sì. Altre prove. I nani avranno scavato questi tunnel per aggirare le trappe. Buon per noi. O meglio, buon per me. Ok, niente di particolarmente complicato. Un bel sarcofago. Bastardi! Non ci credo! Non sei d'aiuto. Ci vediamo dall'altra parte. Vabbè. Teoricamente... Un attimo, qua ho visto della robina. No, che argento. Aia, e vaffanculo. Figlio di... Adesso ora sei fuori. Chi ce n'è, cazzo? Vaffanculo. Te non mi regalate niente da sti barili qua. Vabbè. Abbiamo trovato un oggetto raro, armatura busto. Favorisce la ricarica. Riguardiamo una... No. Vado troppo giù, ragazzi. Ma assolutamente. Mi leva anche la forza? No. A sto giro, raga, rinuncio per il momento. Poi, casomai, se si può potenziare, guarderò in seguito, ma per ora... Per ora lascio stare così. Un altro montacarichi. Forse la strada sarà più corta del previsto. Dici, eh? Ok. Intanto devo montare balle sta robaccia. Sì, dobbiamo buttare giù quella roccia lì, Atreus. Un momento. Ok. Si muove di nuovo. Ehi, una volta in cima, quanto lontano pensi che riusciremo a vedere? Fino al lago, al serpente del mondo, a casa. Lo scopriremo una volta arrivati. Ora, occhi aperti. Vabbè, non gli lasci neanche lo spazio per fantasticare al bimbo. Oh. Atreus. Atreus? Sto bene. Ho solo perso l'equilibrio per un attimo. Sai, per essere così forte ti preoccupi troppo. Se non lo facessi, moriremmo di certo. Sarà, ma non mi sembra divertente vivere così. Allora. Eccoci. Ci sono un sacco di droger qui intorno. Affanculo, te mi sembri un po' più tosto degli altri, anche se sei di livello 3. Te uno stronzo di merda. Affanculo. No, è volato giù, ragazzi. Dov'è l'altro? Ah no, è andato giù anche l'altro? Te sei fottuto, Fred. Te sei fottuto. Va. Roger pesante. Ancora. Non ancora.
Vai col lupo, vai col lupo. Sto merda. Ahia. È tutto tuo. Cazzo, questo c'è un bel combo di colpi. Questo è uno stronzo. Ora mi avete rotto il cazzo. So che lo sto sprecando, raga, però. Beh, affanculo. Questi cazzi. Via. Ti sistemo una suon di mazzate. Oh, peccato, vaffanculo. E ora ti sei divertito? Ok, dovrei preoccuparmi di più. Siamo al capolinea? No, siamo bloccati. Il montacarichi si è incastrato nel muro. Puoi liberarlo? Da qua? Non saprei, Atreus. No, ok. Cattivissimo. Quanto dobbiamo proseguire? Non lo so. Ci attaccheranno di nuovo? Sicuramente. Oh no. Già, preparati. Atreus, ma quante domande fai? Andiamo. Ok. Però qua combattiamo in salita. Dov'è? Ecco lì. Orco dietro di me. Ma facca di quella. Un attimo. Il lupo, lupo. Una mano col lupo. Ok. Via, via. C'è qualcuno che spara merda. Dov'è? Ok, ora siamo soli. Stronzo. Ho sbagliato il tasto, raga. Brutti. No. Cazzato, eh. Cattroia. Ci acceca. Bastardo. No. Vai, vai, spara un po' di frecce, Atreus. Vai così. E le chiamo. No, cazzo. Via, via. R3, sei mio stronzo. In bocca. Aghia. Allontanati da lui. Attento a destra. Ok. Dovremmo essere. Quanti cazzo ce n'è? No, stronzo. Lascia stare il ragazzino. Ok. Abbiamo preso tutto. Di nuovo bloccati? Non dovremmo andare. Potrebbero ritornare a momenti.
terminiamo la nostra salita, ragazzi. Credo che siamo al sicuro. Così sembra. Ci salutiamo, vediamo un attimino dove andiamo a capitare. Cosa farete? Nulla. Torneremo a casa. Tutto qui. Avventura finita. Per ora. Ma abbiamo molto da fare. Sulla barca, dopo aver tagliato l'ultimo albero, avevi avuto l'impressione che qualcosa fosse cambiato. È vero. La nostra casa non è più sicura. Ma lo sarà di nuovo. E poi dobbiamo continuare il tuo addestramento. Bene. Ok, ci siamo? Iniziamo a intravedere un po' di luce, ragazzi. Siamo quasi in cima. Niente potrà fermarlo. Calmati, ragazzi. E stai indietro. Signor Te. Sarola. Ok, raga. Preparati. Qua. Colpiamo le mani, anche perché è l'unico punto che possiamo. Cazzo, questo è tostino, raga. Ahia, stronzo. Cazzo, ragazzi, abbiamo messo un'eternità per levarli quanto. Vediamo un po'. Vedi. Una merda di drago. Pronto in attesa. Ancora no. Non ci fa una mazza, raga. Aia. Hai sentito? Merdoso. Non dirmi che ci ributta giù perché porca puttana. Non sarà l'ultima volta che incontreremo quel drago lì. Cazzo, ce l'avamo quasi, mi sa. Va bene. D'accordo, ragazzi, direi che ci possiamo stoppare qua. Riprenderemo la prossima volta con God of War. E come al solito, se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, lasciate qualche like e condividete. Noi ci becchiamo al prossimo video. Ciao!